Dottor Andrea Merloni, di recente nominato presidente di ISTAO, l'Istituto Adriano Olivetti ha quindi un nuovo timoniere. Verso quale rotta intende portare l'Istituto? Ma sicuramente vorrei riuscire a portare l'Istituto ad essere un'eccellenza formativa nel territorio, ma non solo nel territorio nostro marchigiano, diciamo, ma allargare anche la sfera d'azione. Il mondo si sta evolvendo, le connessioni, i rapporti sono sempre più facili, l'ISTAO deve diventare una scuola di formazione superiore internazionale e quindi deve accogliere studenti internazionali ma anche docenti internazionali, in modo che la formazione sia non solo professionale e scientifica ma anche in qualche modo umana. Lei è anche presidente di Indesit Company, la più importante azienda marchigiana, una delle più importanti a livello nazionale e internazionale. Quindi ha una profonda conoscenza di quelle che sono le esigenze delle aziende. Che figure cercano le aziende e come l'ISTAO può rispondere a queste esigenze? Io ho accettato questo compito perché sono convinto che non può esistere una scuola d'eccellenza che dietro non abbia l'appoggio delle imprese, del mondo economico eccellente del territorio. E quindi conoscendo le esigenze delle imprese e conoscendo qual è la capacità formativa che c'è oggi, diciamo, ho accettato questa sfida. Oggi le imprese cercano persone veloci. Veloci, disponibili, adattabili, flessibili, che abbiano un solido background scientifico-culturale, ma che siano in grado di adattarsi ai cambiamenti e cambiare velocemente. Quindi è la cosa fondamentale che siano capaci di vivere nel mondo allargato, quindi che parlino perlomeno due o tre lingue, che siano disponibili a viaggiare o muoversi senza fissa dimora, un po' degli animali un po' vagabondi. Il nostro modello di impresa, secondo lei, può essere un modello competitivo sul piano internazionale di fronte ai grandi cambiamenti che stanno avvenendo e anche allo spostamento dei pesi, dell'importanza economica dei paesi e dei continenti? Ormai si sta spostando tutto altrove. Sì, ci vorrebbero, non bastano pochi secondi per rispondere a una domanda così complessa. Il problema è che i modelli, non solo il nostro, i modelli di impresa si stanno disgregando. Il cambiamento è talmente veloce che ancora credo che non siano pronti modelli nuovi, diciamo, che sostituiscono i vecchi, ma i vecchi cominciano a scricchiolare. Il modello macroeconomico che stiamo vivendo comincia a scricchiolare, lo vediamo tutti i giorni dalla disoccupazione ricca, dico io tra virgolette, che aumenta, quindi di persone di paesi ricchi e non di paesi in via di sviluppo, dalla crisi macroeconomica, dalla finanza, dalla borsa che è isterica. Quindi sono i primi segnali di un cambiamento, diciamo, credo che siamo nella fase iniziale di un grandissimo cambiamento. Come tutte le fasi di transizione ci sono un po' di turbolenze da affrontare, ci sono anche grandi opportunità. E chi le saprà cogliere avrà un posto di rilievo nel mondo economico di domani. Quindi un messaggio che vuole lanciare ai ragazzi, ai giovani in pratica che decideranno poi di formarsi all'Istituto Olivetti? Il messaggio brutalmente è quello che non devono perdere tempo. Non c'è più tempo da perdere, i giovani devono essere veloci, devono entrare nel mondo del lavoro prima possibile, devono entrarci con la migliore dotazione possibile e devono essere pronti a studiare tutta la vita, perché quello che abbiamo vissuto ora come velocità di cambiamento è nulla in confronto a quello che verrà domani, e quindi non esiste oggi una formazione che li possa preparare per questa epoca nuova, esiste solamente un'attitudine è la disponibilità, la curiosità, la velocità. Grazie.